Invece questa mattina, in questa giornata speciale, ho una bellissima ragazza. Buona domenica! Buona domenica a tutti. Buona domenica, noi presentiamo quest'ospite come insomma è doveroso. Abbiamo all'interno di domenica dedicata la nostra cara Valérie, una cantante, la cosa più bella che è calabrese ed è ancora più bello perché è vicino casa nostra, proprio a due passi. Esatto. E quindi per me è un grande piacere averti qui all'interno del mio programma dove io prediligo quella che è la musica, soprattutto dei nuovi talenti. Quindi, Piacere tutto mio. la radio, com'è stare in radio? Prime impressioni davanti al microfono, che non devi È una cantare? sensazione molto strana, ma anche molto bella allo stesso tempo. Sì, perché tra le altre cose la radio è un po' anche cambiata, perché noi abbiamo, posso dire, la mamma che è una donna meravigliosa, le mando un bacione, che sta facendo una diretta Facebook che abbiamo lì nella pagina di Valerie, che la ricordiamo? Sì, la mia pagina Facebook, basta scrivere Valerie, e niente, trovate tutte le mie cover, tutti i miei pezzi e tutto quello che faccio. Adesso anche la diretta che è qui all'interno proprio Sì, del mio che dopo programma. posterò, sì. E invece adesso abbiamo la diretta pure su Facebook, insomma siamo ovunque, il canale 817 del Digitale Terrestre, il nostro sito che ricordiamo è www.radiostudio95.it. Prima domandina, Valerie, noi ci siamo trovati, tra virgolette, anche se non ci siamo incontrati, a Sanremo. Esatto. Sanremo, com'è vedere tutti la città che si prepara per questa kermesse importante? Quali sono le emozioni che una giovane artista prova nel vivere lì proprio quel periodo? Sicuramente è stata una delle più belle esperienze che io abbia mai fatto fino adesso. Ho avuto, diciamo, l'opportunità di conoscere varie radio, fare delle interviste, approfondire quella che è la mia passione. Ho partecipato a un concorso inerente a Sanremo e ho vinto anche il premio Special Artist Sanremo 2017. Sono molto contenta di questo e spero che questo percorso sia continuo, ecco. Questo, sei giovanissima, tra le altre possiamo Sì, dire sì. l'età, anche se ad una donna non si chiede l'età, no, però secondo me questo mito è da sfatare totalmente, perché adesso anche gli uomini, io ho conosciuto un ragazzo tempo fa, gli facevo: ma quanti anni hai? Lui: no, l'età non si può dire, cioè, ma sei una donna o sei un uomo? Alla fine adesso le donne dicono l'età e gli uomini no, quindi io te la chiedo, quanti anni hai? 19 anni. Cioè, proprio giovanissima, sei lei in fascia, anziché il latte la mamma chiedeva un microfono circa, no? Una cosa del genere. Sì. Veramente giovanissima, già tutto questo percorso, queste vittorie, ti fanno sognare o stai sempre con i piedi per terra? Ovviamente io vado avanti, andando sempre incontro alla mia passione, però resto sempre con i piedi per terra. Tu starei con me un'oretta, credo che starei un bel po', una mezz'oretta, no? Abbiamo un po' di tempo per raccontarci. Io prima cosa che voglio fare ai nostri ascoltatori è quello di presentare il tuo disco, la tua canzone. Sì. Quindi, perché adesso stanno, molti ti conoscono, qualcuno non ti conosce, quindi adesso noi faremo ascoltare la tua canzone. Che scegliamo? Prima Follia oppure This Is Me? Il mio inedito Follia. Follia, quindi io ti dico, ti do questi secondi per presentare la canzone. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori, se hanno voglia di fare una domanda, qualsiasi cosa, al 349 12 94 525, oppure sul nostro, vedi, ci stanno salutando, un bacione anche ad Antonio, un bacione a Maria, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno anche guardando con la diretta Facebook. Allora, vai, tocca a te adesso, fai la speaker radiofonica, devi presentare la tua canzone. Valerie Follia!
che ci siamo in questa nostra puntata, vediamo un po', siamo anche in questo momento in collegamento, ecco, ci siamo, perché abbiamo passato anche il video, la cosa che sì. Si è seguita anche mentre andava la canzone in televisione, c'era il video. Allora, visto anche molta forza, molta grinta, sì. Di che parla la canzone? Cioè, anzi, ricordiamo insomma chi ha scritto il pezzo. Sì, ovviamente. Allora, il pezzo è stato scritto e composto da un autore bolognese che io stimo tantissimo e saluto, Alberto Despini. E niente, questa canzone parla di un amore finito. E niente, ho voluto ricordarlo così. Ecco, con molta passione. Sì. Ma tu nella vita sei così passionale, sei così istintiva. Sì, molto. E quindi molto istintiva. Ti ritrovi nel pezzo. Sì. Mi dicevi anche fuori onda che di solito tu canti in inglese. Esatto. E come sì. Ti sei trovata a fare questo salto? Mi sono voluta cimentare in una cosa nuova. Però mi sono trovata abbastanza bene. Anche perché la cosa che cioè la lingua italiana è molto bella. Sarebbe un sì. Peccato ecco, diventare all'improvviso tutti quanti inglesizzati. Usiamo questo. Vero. Sì. E allora mi dicevi che farei parte anche di un programma adesso, no? Mi stavi raccontando qualcosina. Si può dire ancora non è possibile? Non lo so, non vorrei fare qualche gaffe. Poi per colpa di Antonella Vangalle fu così che Valeria. No, assolutamente. Allora, posso dire due cose. Io puoi dire quello che vuoi qua. Io ti okay. Faccio le domande, ma tu mi dici Anto, fermati che vorrei raccontare questa cosa, una barzelletta, ci sta tutta, Allora, io qualche giorno fa ho fatto i provini a Pisa per un talent che si chiama The Best e che andrà in onda su Canale Italia, ovviamente nelle varie puntate. Ho passato questa selezione e sono arrivata nei finalisti. È stata un'esperienza bellissima. E niente, poi ovviamente ci incontreremo lì in finale. Incrociamo le dita. Sì. Okay. Crociamo le dita e vediamo come va. Allora, io devo fare un po' di saluti. Intanto guardiamo i cellulari, WhatsApp, c'è niente da fare. Allora, saluto, ti salutano Barbara, sono molto Barbara, poi c'è Giuseppe, poi ancora c'è Alessandro. Ciao Barbara, ciao Giuseppe e Alessandro. Tina, che mi stanno dicendo un po', poi più o meno è quello che sono contenti che ci sia una calabrese qua in questo momento, e soprattutto che parliamo della bella musica che possa essere poi un giorno, insomma, Valeria presentarci nei vari talent, chi lo sa, tu so che hai fatto anche un provino, hai partecipato ad un talent tempo fa. Sì, nel 2014 ho fatto il provino per X Factor, praticamente. Per X Factor. E com'è andata lì? Diciamo, è quello che vediamo o effettivamente... La televisione non ci fa vedere tutto, è così emozionante, difficile, allora, o c'è dietro un mondo che è difficile anche proprio da poterlo raccontare attraverso le telecamere? Assolutamente è stata una bellissima esperienza, però è diciamo che molto diverso da quello che noi vediamo fuori. È un po' come Sanremo, quando io lo dico, no, Sanremo esatto. Si vede questo evento, poi tu arrivi là. E chi lavora dietro le quinte conosce tutt'altro mondo, quindi sì. Vari anche elementi che se non si incastrano, sì. Voglia che tu sia brava, serve molta pizzico. Fortuna anche oltre il talento e crederci sempre. Quindi quello che tu, anche dalla tua, insomma, qua giovanissima esperienza, se c'è qualcuno, per esempio, un tuo coetaneo, tu consiglieresti sempre di avere un po' di determinazione. Assolutamente sì, quella è la prima cosa. E di Sanremo, chi è che ti è piaciuto? Una canzone che ti è piaciuta, un artista sia del gruppo Big, del gruppo Nuove Proposte? Allora, mi sono piaciute sia la canzone di Fiorella Mannoia, sì. Sia Benedetta, e anche la di Gabbani, quella di Gabbani. La cantavi questa canzone, tu l'hai mai cantata, canticchiata? Sì, l'ho canticchiata a casa. Ah, ok. Allora, cara Valerie, ti propongono Nuove Proposte di Sanremo, Amici o X Factor? Dove andresti? Mamma mia, perché cioè, Sanremo, Nuove Proposte, vai lì, te la giochi tutta in una settimana.
X Factor è un talent che insomma ha sfornato grandi della Sì. musica. E amici, è il talent, un altro talent che sta andando bene negli ultimi, ormai sono 10 anni, quant'è di Sono 16 16? anni, Eh sì. sì. Allora, Ti ho è messo una Valerie in bella domanda questa. difficoltà. Se devo essere sincera, sceglierei Amici. Motivazione perché c'è la Maria De Filippi o perché è proprio completo come talent? Diciamo tutte e due. Allora, prima di tutto è molto completo come talent, poi c'è, cioè, può dire anche mia madre, da quando ero piccola io ero sempre in TV, ogni tipo puntata che c'era di Amici faceva: mamma, quando sono più grande voglio provare, voglio entrare ad Amici, sempre. E poi io adoro Maria De Filippi perché, oltre come presentatrice, la stimo tantissimo anche come donna perché è sempre a favore dei giovani. E questa è una cosa molto bella. Sì, Maria ha toccato sempre questo discorso dei Sì. giovani e quando ci si crede nei giovani è fondamentale. Quindi il tuo percorso che ti vedeva già da piccola calcare un po' le scene con il microfono, mi raccontavi che quando hai il microfono esce fuori tutta la tua grinta e Sì. determinazione. E anche il look, devo dire, è curato da te o c'è qualcuno che, cioè diciamo, da dove hai preso ispirazione? No, diciamo che come look non mi ispiro tanto a nessuno, cioè lo creo da me, cioè nel senso Ecco, sono io che. cosa che con la tua musica, cosa vorresti far arrivare alle persone? Cioè, ti ascoltano, no? Sei in macchina, la tua canzone, quale emozione vorresti che arrivasse alle persone? Tantissime sensazioni, cioè nel senso, quello che sento io vorrei che lo sentissero anche gli altri, che sia dolore, felicità. Quindi far conoscere una parte di Valerie alle Esatto, persone, e quindi sì. questa è la cosa che è piccola, devo dire 19 anni, ma una grande profondità. E questo, cioè, 19 anni è veramente bello. E i tuoi percorsi, c'è sempre chi è la tua mamma c'è sempre dietro. Ovviamente, La tua mi lei. sa migliore amica. Quante Esatto, sì. Tutti volte ti ha tirato su di morale? i giorni. E questa è la mamma, è sempre la mamma. Noi dobbiamo fare gli auguri, però oggi è la festa del papà invece. A Sì. tutti i papà facciamo gli auguri, a chi porta il nome di Giuseppe, Giuseppina, che è importante Sì, insomma auguri ricordare. a tutti Giuseppe e Giuseppina e anche papà. Invece una domanda che dovessi duettare con qualche artista, donna, parliamo di donne, Italiano? sì, italiano. Ah, prima italiano e poi straniero. Mi sa che tu sei indirizzata verso lo straniero, c'è niente da fare, dobbiamo riportarle in Italia. Ieri ce l'hanno, non so se hai visto il programma di Amici, ieri la puntata, Sì, ho che diceva seguito. Morgan, come si chiama? Allora, tu che sei tutto di Amici, ieri ho visto la puntata, c'è Michele Merlo, che lo Sì. chiamano Mike Bird. Ah, è il mio preferito. Ok, e lui diceva a Morgan, ma è tanto bello il nome Michele Merlo, perché ti devi chiamare Mike? Ecco, perché noi ci vogliamo italianizzare, cioè noi che siamo italiani vogliamo diventare come Valerie, perché Valerie e non Valeria? Allora, Ecco, vedi là che io faccio la domanda. Che poi Valerie è un po' francese, no? No. Sì? sì, si può leggere sia, diciamo, dipende Come? dall'accento, Valerie o Valerie, francese o Io inglese. davo francese, Valerie ho detto. Valerie, Invece è Valerie? sì. Quindi siamo. Io avevo sbagliato talmente. Io ti vedo una francesina un po' più dolce. E per quale motivo questa scelta? Allora, il mio nome d'arte nasce dal fatto che quando ero piccola mi hanno sempre chiamato Lele, Vale, Valerie, insomma. E anche perché io adoro Amy Winehouse. Beh, giocan È facile. una delle sue canzoni, E io appunto, non si posso intitola dire che tu puoi Valerie. duettare con lei, questo è impossibile, Vabbè. quindi non te lo posso manco chiedere. E quindi questa è la scelta. Esatto, poi ho fatto uno più uno, quindi faccio così, dai, mi chiamo Valerie, che è una cosa che mi rappresenta. Valerie, ok, spero di dire Valerio, Valerie, tu correggimi perché io è che alla fine mi viene spontaneo. E tra i vari concorsi che hai fatto, c'è qualcuno che ti ha lasciato un po' più magone, non che ti ha dato, cioè un po' che sei rimasta un po' delusa, che avresti voluto viverlo meglio? Sinceramente no, perché io ogni esperienza che faccio cerco sempre di dare il meglio e mi godo tutta la mia esperienza con tranquillità e serenità e mettendoci tutto l'impegno possibile. Quindi non mi pento di niente, non,
e non ho rimpianti, ecco. Però già essere così giovane e vincere, quanti premi hai vinto fino adesso? Li ricordiamo un po'? Ogni tanto bisogna ricordarle le cose belle, no? Quindi iniziamo a ricordare. Il primo che hai vinto qual è stato? Allora, il primo premio che ho vinto è stato quello di... Cioè, giovanissima, vedete, si deve fare un po' a mente locale. Non quale, ecco, neanche lei se lo sta ricordando perché ve sono tanti, quindi... Vabbè, ho vinto quello di Sanremo, Special Artist... Che secondo me è quello che ti sta segnando di più perché vedo gli occhi che brillano. Poi ovviamente ho avuto anche altre, diciamo, altri riconoscimenti, tra virgolette, ho fatto vari stage con Gabriella Scalise, dove ho vinto anche sono arrivata seconda nella categoria canto nel concorso Teenagers Italy. Ecco, vedi come escono fuori tutte le cose che hai fatto, piano piano, emozionata, ve lo dico, dietro le grinze, proprio emozionatissima, siamo in radio. E poi volevo sapere che hai fatto anche uno stage con un grande direttore d'orchestra. Esatto, con Vince Tempera. Com'è lavorare con lui? È assolutamente un'emozione unica, è una grande persona sia a livello, diciamo, sia a livello di maestro che a livello umano. Esatto. Mi ha dato tanti consigli, mi ha detto di tenere duro e di andare avanti, di credere. Sì, perché sì. Poi di tanti talenti ce ne sono in Italia, la differenza per qual è? La determinazione? Mi è dedicata, io volevo fare dei saluti, Valerie, perché questa mattina, sai, la domenica la gente prepara, le mamme di casa preparano, oggi è domenica, San Giuseppe, ci sono le zeppole di San Giuseppe, che sono buonissime e che io non le so preparare. Tu le sai preparare? Qual è il tuo piatto preferito? La pizza. Pizza e patatine, dimmi pure la Coca-Cola e possiamo andare. Arriva il McDonald's, ci siamo. Allora, no, volevo fare anche un saluto a Fabio che mi sta ascoltando in questo momento. Oggi io di solito veramente Fabio e Silvio, che per alcuni impegni non sono qui con me, ma saluto e mando un grosso bacione a tutti. Ciao. E due. Li salutiamo. E poi saluto anche Giovanni che voleva salutare Giusy, quindi devo fare questi saluti. Cinzia che ci sta ascoltando, buona domenica. Coloro che si stanno a sentire attraverso i vari messaggini, che adesso poi manderemo, tra un po' li leggiamo un po' tutti quanti. Per ora mi voglio concentrare a farti qualche domanda. Sì. Di Valerie, com'è fuori dal, tra virgolette, il mondo dello spettacolo? Insomma, la tua giornata, vai a scuola, cosa fai all'università? Hai altri impegni, passioni, leggi, scrivi, sei innamorata? C'è la mamma, non lo possiamo dire. No, io con mamma parlo di tutto con mia madre. Ok. Quali sono le tue passioni? Allora, le mie passioni, oltre, vabbè, la musica e il canto, mi piace tanto la fotografia, mi piace tanto leggere e scrivere, e vabbè, anche la recitazione, il ballo, insomma tutto quello che è il mondo dello spettacolo. Quindi ti piacerebbe anche, per esempio, fare un musical? Cioè, in quello sì. Che sono i tuoi sogni, al primo posto che penso che è quello di fare la musica, esatto, no? sì. Però poi, oltre l'aspetto canoro, ti piacerebbe quindi, musical, l'attrice? Mi piacerebbe provare a fare l'attrice, sinceramente. Ma qualche tipo serie TV, drammatico, c'è qualche cosa che ti ispira di più? Qual è la tua attrice preferita? Una serie che tu vedi, che vorresti... Vabbè, a me piacciono tantissimo le serie adolescenziali. Tipo? Io guardavo Gossip Girl, non lo seguivo tanto, però cioè qualche puntata l'ho vista. Io seguivo Il diario di una nerd superstar, che diciamo parla dell'ambiente scolastico, di quello che sono gli studi, l'amore, insomma, ovviamente le vicende di una ragazza con tutti i suoi amici, questo ragazzo, insomma è una cosa un po' intrigante. Ok, allora il nostro amico Claudio mi manda un messaggio e mi chiede, vuole domandarti cos'è la cosa più difficile che hai riscontrato durante questa esperienza a Sanremo. Sanremo, ricordiamo che hai fatto concorso. Sì. Cos'è la cosa più difficile che ti sei ritrovata là, mi chiede? C'è stato qualcosa di difficile, di emozionante o che ti ha un po'
Vabbè, ovviamente in giuria c'erano delle persone molto importanti, tra cui Luigi Albertelli, che è uno mi sembra il proprietario della Carisma, Sì. che è un'etichetta discografica, e che ha composto, è autore di molti brani importanti, tra cui ricordiamo Zingara, Furia, Cavallo del West, Non voglio mica la luna. E poi c'era... Ah sì, c'era Giovanni Meozzi, che è il maestro di Andrea Bocelli. Quindi tu dici ci Sì, sono loro in è giuria? un, diciamo che cambia molto la situazione perché già uno è emozionato di suo, poi cioè, avendo davanti queste persone molto importanti è ancora più emozionante, però alla fine mi sono divertita C'è Fabio tantissimo. che dice che sei oltre, insomma, brava e ormai scontato, bellissima e simpatica. Eh Grazie sì, io mille, mi trovo Fabio. bene, insomma. Valerie, ti vedo Valerie, mannaggia me, Valerie, ti trovo bene anche come speaker radiofonica con il te, chissà, un programma tu radiofonico della musica, dei talenti, dei nuovi artisti. A proposito di nuovi artisti, lui è Ermal Meta, che sarà il giudice. Non lo sai, vedi come te le do io le informazioni di Amici. Quest'anno Sì. i giudici sono cambiati. Adesso in Sì. serale dovrebbe partire la settimana prossima, Sì, squadra di Morgan e di ed Elisa. Elisa, Elisa che io adoro Ti tantissimo, piace lì, eh? Beh, tantissimo. come si fa a non amare Elisa? È il mio, diciamo, modello italiano che seguo. Anche lei è partita con la musica inglese, Sì, poi lei insomma. è partita, ha fatto successo prima a Londra e poi l'hanno Poi Caterina scoperta, Caselli l'ha sì, scoperta con la qua. casa discografica, con la Sugar, da lì vinse Sanremo con Sì. Luce e da lì insomma Elisa la Siamo conosciamo. ritornati Ritornati qua in diretta oggi, questa 19, domenica 19 di marzo 2017, che prima avevo parlato con Filippo Pellicone, del svegliarsi la mattina. Tu a che ora ti svegli la mattina? Ecco qui, quando Dipende. mi dicono dipende vuol dire che uno si sveglia tardi e già lo sappiamo perché... Aggiornate, perché Ah, mi dipende, cioè dipende dai giorni. Cioè, ci sono certi giorni, per esempio, che mi sveglio alle 7 e certi giorni che mi sveglio alle 10, però ne approfitto per aiutare mia madre con le faccende domestiche. quindi dai, la sveglia la mattina. Una cantante che vuole curare la voce, Sì. che cosa fai per poterla curare, per poterla anche non... perché insomma è delicatissima, le corde vocali Sì, proprio possono... adesso, cioè, sto per iniziare a prendere delle lezioni di canto perché io tutto quello che ho fatto fino adesso è fatto da autodidatta. Autodidatta, Sì, quindi non la ho mai studiato. respirazione col Eh sì, diaframma, è da... giusto? Sì. Beh, qualche cosina la inizio a conoscere, inizio a imparare un po' di cose. Esatto. Quindi respirazione col diaframma, Molto cercare di... importante perché non si deve mai e mai cantare di gola, sempre col diaframma. Invece come... Allora, io a Sanremo ho conosciuto Michele Zerrillo che lui beve spremute d'arance, di agrumi. E non soltanto lui, anche Giulia Luzzi. Eravamo in aeroporto e andavano alla ricerca di spremute d'arance con il suo manager. Adesso non so, adesso andiamo su internet e scopriamo il perché, come dire, l'arancia, forse la vitamina Io so C. un'altra cosa, Sentiamola. ovvero, cioè io, almeno quello che faccio io, prendo il limone con il miele, perché il limone disinfetta, invece il miele addolcisce. Ecco, anche questo è un Sì. ottimo rimedio. Io lo prendo, ma non per la voce, di solito quando sono ammalata, non lo sapevo, va bene. Anche io la mattina, quando la voce Sì, si deve... vabbè, la mattina ovviamente siamo tutti un po' rauchi, Anche io la... però bisogna fare degli esercizi e questo Ah, ce l'ho. dimmi, ecco, no, io ne ho di bisogno, iniziamo perché mi sta aiutando, perché la mattina, la domenica in particolare, che tu arrivi qua, c'è una voce tipo... Cioè, dici sei un'altra persona e poi la sera ne ho un'altra. Sì, perché ovviamente la mia mattina è sempre così, ovviamente tutti ce l'abbiamo un po' rauca la voce. Questi sono degli insegnamenti che appunto ho acquisito tramite Elisa perché ho visto alcuni video in cui lei parlava con la sua squadra, la squadra blu, e cominciava a dare anche dei consigli ai ragazzi, ovvero che di fare degli esercizi vocali di prima mattina, ovvero tipo così, Gargarismi, tipo no? diciamo, è per rilassare le corde vocali. Ah, insomma, E anche te immagina, ti svegli la mattina con queste idee,
Io già ne faccio di mie di cose la mattina, quindi mi metto così, mi vede la domenica quando sono con mamma, mi dice, mi guarda, dice questa qua è uscita pazza ormai, non c'è più speranza, la domenica mattina rientra questa e... Però lo devo fare, questo per Sì, rilassare ma rilassa le le corde corde. vocali e le rende più malleabili, diciamo, ecco. Ok, quindi questa è la cosa che anche perché chi fa radio, insomma, la voce è importante, dovrebbe Sì. arrivare una bella voce, non di quelle addormentate. Esatto. Allora, invece torniamo a quelli che sono i tuoi progetti, quelli che sono da adesso in poi Valerie continuerà con la musica, quindi quali Esatto. sono gli appuntamenti? Allora, io sto lavorando al mio prossimo inedito, che avrà tutto un altro repertorio, diciamo un po' più disco, più Più discoteca. dance, quindi sì, per Esatto. l'estate ci vogliamo già Esatto. preparare. Sarà in inglese. Ok. E come altri progetti, c'è il provino per amici. Ah, che prima domanda che ho fatto, che non era nulla di programmato, non abbiamo programmato nulla questa Sì, mattina. è vero. E quindi amici, quindi il provino si deve mandare, come funziona per fare il provino con amici? Quest'anno si deve, se non sbaglio, si deve inviare una specie di pre-casting con un video. Sì, quindi Quindi un demo. esatto, sì. Ok. Loro, vabbè, poi tutte le informazioni, Poi parlarci un po' di te, insomma, il curriculum, ecco. loro se sono interessate ti Esatto, chiamano per pa richiamo. partecipare Al al. provino vero e proprio, io credo che si svolga così, cioè X Factor è stato, ci hanno chiamato per il pre-casting al Paralottomatica a Roma, solo il mio giorno eravamo 15.000 persone, quindi ti lascio Vabbè. immaginare La quello. domanda io te la faccio. Quando tu vedi 15.000 persone, cioè, quanta forza ci vuole di volontà per non crollare e dire ma com'è possibile che su 15.000 che sono solo oggi prendono me? Ovviamente questa domanda è una domanda che si pongono tutti gli artisti, però io dico una cosa, cioè di persone brave ce ne sono a miliardi, però la cosa che ci differenzia è il fatto che sì, più bravi di me ce ne sono, però come me mai? Cioè Ok, quindi tu nel senso dici della personalità, la magari personalità. Quello possono colpire i miei modi, cioè la mia voce magari è particolare. che tra la personalità, quindi il fatto Esatto. della Sì, diversificazione. sì. E poi un altro strumento importante comunque è il web. Esatto, è quello che dico sempre, i social, Facebook, Instagram, Ci Twitter. sono degli Sì. artisti, prendiamo due nomi, Fedez e Benje Sì, Fede, che nascono dal stanno web. spaccando. E stanno, Sì. si usa così, si spacca, Si vanno a spacca. palla, no? I nuovi, questi sono i nuovi termini anche radiofonici, si spacca e si va a palla. Sì. E quindi anche quello potrebbe essere un grande biglietto da visita, il web. E Sì, quindi i infatti io social. pubblico sempre ogni cover che faccio, la pubblico su Facebook, sul mio account Facebook, account Instagram, e diciamo che cerco di farla diventare virale. Sì, uno cerca di poter far arrivare in tutti i modi quello che è la propria passione. Poi Esatto, l'importante è cantare. Se poi da su esatto. con 100, davanti a 100 persone ho 1 milione, ma chi se ne frega? L'importante è poi alla fine tirare fuori quella che è la tua emozione. Io direi di fermarci per un'altra canzone, visto che tu mi hai accennato per quanto riguarda la musica dance, noi mandiamo questa canzone, poi torniamo in diretta con le ultime battute, va bene? Ok. Un pochino tagliamo la canzone, però dobbiamo salutare, dobbiamo insomma darci qualche appuntamento, no? Allora, Sì. noi avremo modo, ci diamo appuntamento tra qualche mese, Valerie, qua in studio, che dici? Che dici? Diciamo per l'estate, ci rivediamo, ci raccontiamo come sono andati i Assolutamente. progetti, come mi racconterai se c'è qualche bella notizia del cast di Amici? Sì, assolutamente sì. Speriamo, incrociamo le dita e niente, si va avanti. Beh, ci deve andare avanti, a me fa piacere. La musica, parliamo il talento, poi la cosa principale è portare avanti i propri sogni. Sì. E tu hai accanto una donna meravigliosa che è la tua mamma, e quindi questo non è da tutti, Sì, perché infatti essere mi anche. ritengo molto fortunata. Perché insomma viene il sogno, un genitore che ti porta, perché tu Sì, viaggi tanto, mi sì, raccontavi. sì, sì. Adesso dove te ne andrai? A Cosenza, no? Sì, domani a Cosenza, poi a Padova a giugno.
per le finali appunto di The Best, che è il talent dove sono passata finalista. E niente, si viaggia. Viaggia Sì, e vabbè, non è male, guarda, una delle quindi. cose che mi piace fare tantissimo è anche viaggiare. Vabbè, quello con il tuo lavoro, con Sì, questo sì, tuoi, con sì. tutti questi tuoi impegni, mi pare che ce la stai facendo. Sì. Quindi noi abbiamo l'appuntamento, ricapitolando, degli L'appuntamento. appuntamenti tuoi adesso, questo è il nuovo disco, il nuovo Ah, singolo, sì, ovviamente, ecco. sto lavorando non c'è una data precisa, però sto lavorando a questo mio singolo nuovo e siamo a buon punto Ed già. è un singolo in italiano o in inglese No, è un stavolta? Vediamo. singolo in inglese, come appunto ho detto prima, è anche ha un repertorio un po' diverso dal primo singolo, che è molto più discoteca, Quindi un po' molto più dance. discoteca, quindi abbiamo il nuovo singolo che sta per arrivare in discoteca, poi abbiamo l'appuntamento a Cosenza, il provino che si va a mandare, diciamo, per il pre-casting ad amici. Sì. Secondo me, ti ho dato qualche idea per qualche altra cosa in futuro e secondo me non Esatto. è male quest'altra situazione. Sì. E poi spero di vederti su qualche palco qui. Io ricordo che lei, che Valeri, niente da fare, è calabrese, quindi mi auguro che insomma anche l'amministrazione comunale, i vari, il mondo anche politico possa aiutare la musica calabrese a Emergere, emergere, poter esatto. farti conoscere qua, che è importante. Quindi questo è il mio augurio. Insomma, c'è qualcuno che mi sta guardando, spero e mi auguro che lo abbia recepito il messaggio. Abbiamo insomma questa grande artista, facciamola esibire nelle varie piazze. In estate, sai, ci sono un sacco di eventi Sì. e quindi ti potremmo trovare a cantare. Che so, ti presento io. Perché no? Non Certo. sarebbe male. Saluto anche Domenico, ragazzi. Noi siamo giunti al termine, sono le 11:56 minuti. Abbiamo degli orari fissi perché sennò poi ci tagliano e non mi va. Salutiamo i nostri telespettatori, canale 817 del Digitale Terrestre. Un Ciao a mega tutti, bacione. buona giornata. Piacere Io ho avuto il piacere di avere questa meravigliosa ragazza. mio. E chi lo sa, mio augurio è un altro anno. Chi lo un altro anno, fra 10 anni, fra Speriamo. 7, fra 3, 2 a Sanremo, che ti venga ad intervistare e mi dai l'esclusiva. Ok, Valeri, D'Antonella è tutto. Ci sentiamo la settimana prossima, il 26 di marzo. Se non ho capito male, cambia l'orario. Dormiamo un'ora in meno, che cavolo. Quindi Mamma mia. torniamo, abbiamo l'ora legale. Ok, quindi all'ora solare si passa all'ora legale o dico una cavolata? Non lo sappiamo. Vabbè, se dico una cavolata non ci fa niente. Comunque dormiremo un'ora in meno, però avremo un'ora di luce in più. Questo è l'importante come messaggio. Bacione a tutti, buona Ciao. domenica!